Mascherine obbligatorie anche all'aperto è quanto prevede l'ordinanza firmata questa mattina dal sindaco del comune di Baronissi Gianfranco Valiante, che obbliga con decorrenza immediata fino al 31 agosto l'utilizzo della mascherina all'aperto. In particolare il provvedimento impone l'obbligo nei parchi, nelle ville e nei giardini pubblici, anche se in transito, nei parchi gioco, negli impianti sportivi, in piazza Nassiria, al mercato del giovedì, nell'anfiteatro Pino Daniele e in occasione di eventi, negli spazi aperti vicino agli esercizi commerciali e in prossimità di uffici dove si verificano code di accesso, nelle aree di svolgimento di eventi, iniziative e riunioni. Una scelta dettata dal rischio assembramenti, dalle segnalazioni di mancato distanziamento sociale e mancanza di mascherine, soprattutto nelle ore serali, ha spiegato il sindaco Valiante. Abbiamo ritenuto necessario un irrigidimento delle norme dell'uso della mascherina all'aperto per non vanificare questi mesi di sacrificio, ma anche per ricordare a tutti che sono indispensabili comportamenti responsabili per impedire alla curva del contagio di continuare a crescere. Ma chiediamo un'ulteriore collaborazione, un ulteriore sforzo ai nostri concittadini. Da oggi vige questa ordinanza, la numero 65, con la quale è fatto obbligo di indossare la mascherina a ciascun cittadino nelle aree, oltre che chiuse, negli uffici, nei pubblici esercizi, nei negozi, nei centri commerciali, anche all'aperto in determinate aree che favoriscono l'assembramento della nostra città, e in particolare in tutti i parchi, in tutte le ville, in tutti i giardini pubblici, anche se si tratta soltanto di un passaggio, nei parchi giochi, al mercato, durante lo svolgimento settimanale, presso gli impianti sportivi pubblici. Ovviamente è un divieto che vale questo per gli spettatori, non certo per gli atleti, in prossimità di spazi concessi aperti agli esercizi pubblici, commerciali, mi riferisco a bar e ristoranti che di notte e di giorno, di sera sono motivo di assembramento, per la verità. Quindi un attimo di attenzione in più, un attimo di responsabilità in più. Non c'è nessuna preoccupazione, nessun allarme, la situazione è sotto controllo, abbiamo un solo caso positivo, ma siamo attenti a non favorire l'insorgenza, ecco, di focolai, perché sarebbe letale per la nostra comunità. C'è ovviamente anche tanta gente che da fuori città viene nei nostri giardini, nei nostri parchi. Un attimino di attenzione in più, un attimo di collaborazione, e spero che al 31 agosto, perché l'ordinanza sarà efficace fino al 31 agosto, saremo un po' tutti più risollevati e potremo così abolire, speriamo, definitivamente l'uso dei DPI.